Sono davanti al computer, ho aperto il motore di ricerca più utilizzato per fare la ricerca di un soggiorno a Venezia per un weekend. Se hai prenotato un hotel o un volo con internet, hai sicuramente utilizzato un'OTA. OTA significa Online Travel Agency. In buona sostanza è un'agenzia di viaggio online. In pratica sono dei motori di ricerca che danno la possibilità agli utenti di prenotare principalmente hotel e voli, ma anche treni e autonoleggi. Questo è un business che nel mondo fattura miliardi di dollari e che solo in Italia ha generato un fatturato superiore ai 12 miliardi di euro nel 2016. Ma prenotare online un viaggio o un hotel è davvero così semplice come sembra? In questo video ho cronometrato il tempo che serve solo per prenotare un hotel in una nota città turistica italiana. Sono davanti al computer, ho aperto il motore di ricerca più utilizzato per fare la ricerca di un soggiorno a Venezia per un weekend. Allora scrivo sopra il motore di ricerca soggiorno Venezia. Ok, il motore di ricerca mi propone diversi siti, diversi servizi online di prenotazioni di alberghi. Durante la navigazione sul sito ho cercato con un budget da 100 a 150 euro una camera doppia a Venezia in un weekend distante 20 giorni dal momento della prenotazione. I servizi che ho richiesto sono camera con bagno privato e aria condizionata, colazione inclusa, possibilità di pagamento senza carta di credito, hotel vicini alla stazione dei treni di Venezia e con cancellazione gratuita. Per questo video ho usato solo un sito di prenotazioni, ma ne esistono decine e decine con prezzi diversi. A questo punto decido di terminare qui la mia ricerca su Venezia per il weekend indicato nel periodo. Anzi, ecco, il sito vede che sto aspettando, sono in stand-by, c'è un promemoria. Promemoria automatico è quasi fatta, servono solo pochi altri dati. Se chiudi la pagina non terremo parte dell'alloggio. Se chiudi la pagina non terremo da parte l'alloggio che hai scelto. Se lo prenota qualcun altro è andato. Ecco, un promemoria che io chiudo. Decido di uscire dal sito e di pensare la soluzione, di pensare alla soluzione proposta. Tempo totale trascorso 15 minuti. In buona sostanza bisogna trasformarsi in operatori turistici, accendere il computer, sedersi, aprire internet, iniziare a consultare siti, guardare offerte, incrociare dati, periodi di volo con gli altri siti delle compagnie aeree, insomma tutto questo per arrivare ad avere un prezzo finale.